In questo video, la Ferrari trattiene Mekies prima di accogliere i tecnici da Milton Keynes. L'Alpine è alla ricerca di un nuovo caposquadra e guarda a Mattia Binotto. Elon Musk potrebbe comprare la Formula 1. Salve a tutti e benvenuti su F1 e dintorni. Helmut Marko non gradisce essere messo sotto pressione che nello specifico viene fatta dalla Ferrari, soprattutto perché ritiene che se sono gli altri a dover fare delle richieste alla sua squadra, questi dovrebbero quantomeno sottostare alla disponibilità del gruppo, dimenticando che è stata proprio la Red Bull per prima a cercare dalla Ferrari Laurent Mekies per il ruolo di caposquadra in Alfa Tauri. In queste ultime settimane si sono fatte largo alcune voci sul possibile trasferimento di alcuni tecnici da Milton Keynes a Maranello, i quali andrebbero a rinforzare lo staff diretto da Enrico Cardile. Per Laurent è una grande opportunità, visto che con l'arrivo di Vasseur in Ferrari, un posto come capo nella direzione sportiva è fuori portata e andare in Alfa Tauri vorrebbe dire restare in Romagna, visto che la sua famiglia è in Italia. In una situazione come questa, l'iter corretto sarebbe quello di lasciare il tecnico in un periodo di gardening fino a scadenza del contratto, che nel suo caso è il 2025, essendo una figura di primo piano nell'organigramma Ferrari, ma Vasseur avrebbe lasciato andare Mekies anche subito se non fosse che la Red Bull si mostrasse intransigente nel liberare quelle figure che sono in procinto di approdare a Maranello. Quindi il francese, che è ancora operativo e lo si è visto presente al muretto vestito di rosso in tutte le gare disputate finora, è diventato una sorta di ostaggio in mano alla scuderia, ritardando i piani di cambiamento dell'Alfa Tauri. Nell'incontro avuto a Baku con Vasseur, Chris Horner aveva dimostrato un certo nervosismo che ha lasciato intendere che non si fosse trovato un punto d'accordo con lo scambio degli ostaggi. C'è comunque interesse da parte di entrambe le squadre e da alcune indiscrezioni lo scambio potrebbe avvenire dopo il Gran Premio di Spagna. Dopo solo 5 appuntamenti di questo campionato mondiale di Formula 1, la situazione delle posizioni e delle gerarchie non sembra ancora ben definita, specialmente con quelle squadre come l'Alpine che hanno avuto un inizio non proprio brillante. Con soli 14 punti all'attivo, la squadra francese si trova a 64 lunghezze dalla Ferrari e a 88 dalla Aston Martin, con le quali avrebbe dovuto disputare la quarta posizione nel mondiale costruttori, e i tanti errori, incidenti e problemi di affidabilità avevano indotto il CEO Laurent Rossi ad uno sfogo pubblico dopo Baku, ammonendo tutta la squadra dagli ingegneri ai piloti, ribadendo l'importanza dell'obiettivo di rimanere al quarto posto. Non è ammissibile, ha affermato Rossi, che questa squadra, che è progredita negli ultimi due anni e che è la stessa dall'anno scorso, ottenga un risultato diverso dal quarto posto. L'Aston Martin ha meno ingegneri e non ha una propria galleria del vento, quindi le risorse non sono una scusa. La differenza sul lavoro la fanno la creatività e l'efficienza. La squadra ha i mezzi per arrivare all'obiettivo e se non lo raggiungeranno sarà un fallimento. Se il fallimento dovesse arrivare dopo aver fatto tutto al 500% delle possibilità, allora ci saranno circostanze attenuanti e sarà stato un buon apprendistato per la squadra. In caso contrario ci saranno delle conseguenze. Rossi non è disposto ad aspettare la fine dell'anno, sottolineando che il caposquadra Otmar Szafnauer non può occuparsi di tutto e non è un mago, ma è responsabile del team, mettendo in bilico la situazione dello statunitense che è stato assunto per questo motivo. Fra i nomi che sono stati fatti per sostituire eventualmente Szafnauer c'è quello di Mattia Binotto, che attualmente è in quel periodo di gardening alla Ferrari. L'ingegnere reggiano non sembrerebbe interessato all'offerta della squadra francese, ma nulla esclude un suo coinvolgimento e che l'avventura di Otmar sia giunta a capolinea. Liberty Media, attuale detentore dei diritti commerciali della massima serie del motorsport, che è legata alla Formula 1 fino alla fine del 2025, è nel mirino di vari colossi economici che avrebbero intenzione di subentrarle con ingenti somme di denaro, considerando l'esponenziale incremento di popolarità della categoria, soprattutto in America. La società ha recentemente rifiutato un'offerta di 20 miliardi proveniente dall'Arabia Saudita e se si considera che il valore che ha dovuto sborsare nel 2017 per acquisire i diritti da Bernie Ecclestone ammontava a poco più di 4 miliardi di sterline, lo sport è una fonte inesauribile di profitto e appetibile per qualsiasi magnate abbia intenzione di espandere i propri orizzonti commerciali. Non può essere una coincidenza se Elon Musk e Jeff Bezos erano presenti all'autodromo internazionale di Miami lo scorso fine settimana. Nel weekend del GP della Florida, il fondatore di Tesla e SpaceX ha tenuto dei dialoghi con il presidente della FIA Ben Sulayem ed è stato ospite nel box della Red Bull, mentre l'ex CEO di Amazon è stato ospite nel box della McLaren tutto il weekend.
il lavoro che svolgono entrambi i miliardari non ha nulla a che fare con lo sport, quindi si può escludere una presenza nel paddock con scopi di attività lavorative, e sempre più indiscrezioni sembrano confermare un loro interesse ad acquisire i diritti commerciali del campionato, non necessariamente interessati a rilevare Liberty Media, ma in qualche tipo di investimento. Ognuno di loro possiede delle qualità negli affari che li distingue. Elon Musk è un imprenditore a tratti geniale, una sorta di remmita che trasforma in oro tutto quello che tocca, non facendosi scrupoli nello stravolgimento di qualunque tipo di schema, anche il più radicato. Jeff Bezos è il mago degli affari, colui che crea introiti dove gli altri vedono solo costi. E se oggi ci sono pensieri divergenti sulle decisioni di Liberty, sui cambiamenti che sta apportando alla categoria, figuriamoci un probabile intervento dei geni contemporanei. Un esempio di cosa ci si potrebbe aspettare? Musk, dopo il weekend di Miami, ha lanciato un tweet che recita così: «Divertente discussione sull'aerodinamica e la tecnologia delle batterie. Ho proposto una gara di Formula 1 fra pure auto elettriche e auto ibride a gas. A prescindere dalla difficoltà che comporterebbe la gestione di una categoria mista per i regolamenti e il bilanciamento delle prestazioni, il magnate sarebbe in grado di stravolgere una categoria che già di suo sta passando per un periodo di cambiamenti che si sono rivelati più deleteri che altro, solo per trovare risvolti commercialmente interessanti. Sarà che questi qua vogliono portare le macchine su Marte e iniziare un nuovo campionato mondiale marziano? Eventualmente lì, non essendoci ossigeno, non avranno bisogno di carburante. Stiamo assistendo alla fine della Formula 1 o è solo un'altra trovata commerciale per attirare l'attenzione del pubblico? Scrivi cosa ne pensi nei commenti e non scordarti di lasciare il tuo like e di iscriverti al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!